siete gli ultimi due. Io invece gliel'ha fatta. Io. Ah. Tu invece cosa pensi? Boh, io penso che. Cioè, ogni persona vuole affrontare in modo diverso. Quindi, sinceramente, non ho idea. Poi non perda. E che ha tante risposte. È riuscita a dire la cosa più ovvia del mondo. Ogni persona può affrontare in modo diverso. E io ti aggiungo. Io ti aggiungo. Thanks, Ardick. Ardick. Tu. Oggi, che è il 22 dicembre, come ti senti pensando che questo video uscirà il 29? Tu avrai passato e forse non sopravvissuto al pranzo di Natale? Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, anche se non a casa mia, perché siamo a casa di questo video. Chiaramente a casa mia. Come al solito, ormai ho rubato la residenza, però fidatevi che prossimamente vedete tantissimi video tra me e me. E me. Siamo qui con Sergix per un fuck che non porto da una cifra di tempo. E quindi ho pensato che fosse un'occasione figa di portarlo in questo periodo di vacanza. Passate chiaramente al suo canale, trovate qui sotto in descrizione. E direi che possiamo partire con domande molto autistiche. Ma soprattutto imbarazzanti. E stupide. E compromettenti. Ciao. Compromettenti, ciao. Partiamo con una domanda che ci fa It's Fedi, che ci scrive: da quanto vi conoscete? Dillo te. Hai una domanda un po' particolare, perché secondo me non è una cosa soggettiva. Diciamo che dipende di persona ci conosciamo meglio, diciamo, da un anno. Allora, no, diciamo che la prima volta che siamo usciti proprio è stato al centro. Se ben ti ricordi, tipo un annetto fa. Sì, un anno con fa. Carlo, no, abbiamo marzo, fatto raduno. 12 marzo 2019. Abbiamo fatto il raduno. Però noi ci conosciamo tantissimo tempo, perché lui era mio fan e quando proprio ho aperto il canale, quindi vi parlo del 2013-2014, all'epoca seguiva FIFA Hit. Ecco, mando un abbraccio, perché noi ricordiamo che è il migliore a fare le carriere in Italia, gli altri lo copiano perché mettono la facecam in alto a destra. E lui me lo scrisse: copione di FIFA Hit, se ritrovo il commento. Il primo momento è stato mio, è tipo un copione, poi però tipo dal video dopo lo seguivo sempre. Sì, cioè ha cominciato ad essere fan. Come vi siete conosciuti? Ci ricolleghiamo poi a un'altra domanda che ci ha fatto. Chiaramente, ovviamente avevo 10 anni, quindi non capivo niente. Ma fino a qua tutto regolare, ma come capisci niente? It's Mario 99, come vi siete conosciuti? Appunto, dicevamo. Sempre tramite questa cosa, poi però siamo usciti per problemi. Esatto. E poi ci siamo visti di persona la prima volta per Romix con questa foto qui. C'avevi dei capelli a spazzola che erano inguardabili. Sì, c'era T-Rex 99 che mi ha fatto: ma lui è T-Rex, lo ricordi? Ah, sì. No, sì, sì. Era rimasto più emozionato di me perché: ma lui è il primo fan. No, aspetta, in realtà lui è stato il primo hater. No, in realtà non sono mai stato un hater. Però cioè non so perché mi ha girato male. Ho scritto male. Oh, che cucciolo. C'era ragione, Sergio. Sì. È scopabilissimo, andiamo. C'è che parte per un viaggio mistico, poi si fa tutto il villaggio turistico. Abbiamo detto, oltre al suo autismo, che comunque appunto lui aveva 10 anni, era piccolo, poi crescendo potrebbe aver avuto delle relazioni, o forse no, ce lo dirà. E infatti la domanda che ti faccio io è: siete mai stati fidanzati? No, con lui ovviamente sì. Cioè nel senso io e te? Sì. Io con lui sono stato fidanzato, perché ho tradito Sespe e sono stato con lui. Sai che è che io purtroppo qua mi sento un po' a disagio, perché è come se noi facessimo l'amore sul letto di tuo marito. E qui io mi giro e vedo Serspo. E quindi non è proprio una cosa, cioè io sto un po' in timido. E no, comunque a parte gli scherzi, quindi tu sei stato fidanzato oppure no? Io no. Cuccio, no, io invece sì. Seriamente, insomma, ma poi seriamente fidanzato. Cioè vabbè, ma te c'è anche senso. Cioè io seriamente mai. Però quasi subito. Seriamente, vabbè, quello dipende, fidanzamento o. Cioè, diciamo cose stupide. Quanto stupide? Ma tipo quinta elementare, no, tipo terza elementare. Oh, yeah. No, no, non in quel senso, oh, non sapevo cosa fosse. Cuccia! Però seriamente no, diciamo. Ok, no, no, io invece due volte, sapete, anche, purtroppo. E andiamo oltre. Giustamente dal fidanzamento al consumare non c'è più la regola del matrimonio, teoricamente. Jackie Righetto, chi? Ha detto? Jackie, certo. Già, perché lui non sa se è Jackie. Sei Jackie e lui, certo. Ci chiede. Ha 18 anni. Cioè. Ci chiede: avete mai. Ah, con lui sì, naturalmente. Ah, ok. In generale, no. Tu non sei come. Ehi, come si può, ma dai. Comunque, andiamo. Attimo, rispondi.
rispondo solo io, cioè. Vabbè, perché sei tu l'ospite, cioè io si sa che sono vergine. La Vergine Maria. Ma allora, tu adesso hai detto che non sei stato fidanzato e quello che va. Ti faccio un'altra domanda. Cosa ne pensate delle relazioni a distanza? Ma rispondiamo seriamente? Perché muovo. No, rispondi prima tu, ma... Allora, francamente, adesso siamo un po' seri. Io mi conosco, quindi se sto tanto tempo senza vedere una persona faccio fatica. Però francamente non ho mai avuto una relazione a distanza seriamente, quindi non so come potrei affrontarla. Diciamo che c'è una persona che mi interessa che non è di Roma. Vero. E quindi sarei curioso di provare. Poi non so, diciamo che sono una persona che si mette sempre alla prova e che si sfida continuamente, quindi sarei, appunto, ripeto, curioso di provare. Non so come potrebbe andare. Tu invece? Boh, io penso che, cioè, ogni persona può affrontare in modo diverso, quindi, cioè, non ho idea. La cosa bella è che aveva tante risposte. È riuscita a dire la cosa più ovvia del mondo. Ogni persona può affrontare, cioè, in modo diverso. E io raggiungo, infatti, io raggiungo thanks Ardick. Ardick. Chi ha riondato? Siete gli ultimi due esseri umani sulla Terra. Cosa fareste? No. So cosa stai pensando. So che mi ami e che... No, raga, me sparo. Vai. Tu stai giù. Ho capito che è un bel ragazzo. Sei... Tu cosa faresti? Tu che non ti emozionare. Guarda, è complicato. Nel senso, gli ultimi due esseri umani sulla Terra... Ne faccio le pippe. Cioè, nel senso, non posso sta... Vero? Sei d'accordo? No, perché l'ho visto un po' incerto. Questa cosa un po' mi preoccupa. So che il tuo rapporto con Sespo è passato a livello successivo. Stai pensando al matrimonio e anche ad adottare un bambino. Però, insomma, questo è un discorso che fa un po'. No, voi sinceramente, cioè, io non so. Giocherei alla play tutte queste cose qua, naturalmente. Senza io pensavo a una cosa molto più tipo stile film americano, Isola deserta. Non sono mai stato come quelli là. Figli di puttana, figli di papà. Se no, costringere lui è un trans, cioè una femmina, ovviamente, che fare un figlio con lui. Io ho paura di quest'uomo. Comunque, ragazzuoli, siamo arrivati alla fine di questo video. E non di quell'altro. No, è questo, veramente. Cioè, quell'altro, poi un'altra cosa. Quindi, se vi è piaciuto, lasciate 2000 like se ne volete un altro. Cioè, costa 2000 like, ti soddisfano tu che sei un vinto comunque nel contesto banale. Detto questo, un bacione, chiudi tu, vediamo se ti piace. Bella, raga. No? No. Never give up. Oh,